Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. Il primo question time utile da poter discutere è l'oggetto 91 presentato dal consigliere De Vincenzi all'assessore Paparelli, che invito a prendere posto, così da poter iniziare la nostra seduta. E intanto do la parola al consigliere Claudio De Vincenzi. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno Assessore. Allora, ripresentiamo un ulteriore question time relativo alla Perugina e alla Nestlé. È inutile rifare la storia della Perugina e delle vicissitudini che da un secolo caratterizzano questa industria, che è vanto per la nostra regione e anche un brand che ha reso popolare e famosa la nostra città. Ora, io sarò molto breve da questo punto di vista, però non ci possiamo dimenticare che gli stabilimenti in Umbria erano, dopo i vari accorpamenti negli anni 90, erano tre. Oggi siamo rimasti sostanzialmente con l'impianto di San Sisto, ma dopo la vendita dei marchi di Oreliete, delle varie caramelle e quant'altro, praticamente oggi siamo rimasti nello stabilimento, nonostante le tante assicurazioni, soltanto con il cioccolato, con il comparto del cioccolato. Ora, dal punto di vista occupazionale, ci sono state ripetute rassicurazioni nel tempo, però ad oggi non possiamo che sottolineare come da 3.500 unità si è scesi a 850 e attualmente risultano anche oltre 200 esuberi nel settore produttivo. Ora, di fronte a questa forte contrazione, che diciamo anche di produzione, che l'impianto di San Sisto ha presentato negli ultimi tempi, noi vorremmo sapere se questa giunta ha in animo di incontrare l'azienda multinazionale per meglio capire quale sarà la prospettiva nel medio e breve periodo, e soprattutto quali iniziative pensa per cercare di implementare, di far accrescere l'occupazione e la produzione. Grazie. Grazie, prego Assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente, ma intanto voglio rassicurare il consigliere De Vincenzi, come gli altri consiglieri, che la Regione segue costantemente, anche attraverso l'unità, diciamo, di crisi predisposta all'inizio di questa legislatura, tutte le questioni relative alle aziende, soprattutto le più importanti. Nella fattispecie Nestlé S.p.A., dopo la sottoscrizione del contratto di solidarietà avvenuta nel 2014, ha manifestato nel corso del 2015 la volontà di riorganizzare l'area d'affari dolciari attraverso il rilancio del bacio, il sostegno alla produzione delle tavolette e la semplificazione del portafoglio altro cioccolato, eliminando le referenze marginali, la chiusura dei reparti zuccheri e forno, allo scopo di concentrarci sui propri core business, baci e tavolette, ridurre gli organici in esubero e recuperare un soddisfacente livello di redditività. Nel 2015 al MISE veniva formalizzato l'impegno alla presentazione di un programma industriale, che è stato presentato il 2 marzo del 2016, che metteva al centro del rilancio il bacio dello stabilimento di San Sisto, considerando non più strategiche le produzioni Oreliete e Rossana. Nei mesi successivi Oreliete è stato ceduto, come è stato ricordato, al gruppo tedesco, che nello stabilimento di Pier Antonio Umbertide possiede anche il marchio Piselli. Per quanto riguarda le caramelle, la Nestlé ha scelto la proposta presentata da FIDA, azienda astigiana con 15 milioni di fatturato, attiva dal 1973, che opera esclusivamente nel settore delle caramelle.
Nel contempo la multinazionale ha annunciato un piano di 60 milioni di euro di investimenti per valorizzare le produzioni relative al cioccolato, in particolare al bacio, cui sono stati destinati 45 milioni di euro di investimenti, diventando così in termini di investimento commerciale la pralina di riferimento del gruppo. 15 milioni sono destinati all'efficientamento degli impianti produttivi dello stabilimento di San Sisto. Attualmente coloro che vi operano in base al contratto di solidarietà che è stato sottoscritto il 25 agosto del 2014 a fronte della riduzione dei consumi. A quella data gli occupati erano 861 e nell'ambito dell'accordo l'azienda ha rappresentato la necessità di procedere a una riduzione di 210 unità in organico a tempo pieno. La durata del contratto di solidarietà è 2 anni a partire dal 1 settembre 2014, la riduzione dell'orario di lavoro è indicativamente del 20-25% mensile con una flessibilità tale da poter arrivare al 50% nei primi mesi dell'anno, mentre nella seconda parte dell'anno, più vicina ai picchi produttivi, la percentuale indicativa si colloca stabilmente attorno alla media stabilita nell'accordo. In esito all'entrata in vigore del decreto legislativo 148, a partire dal 24 settembre del 2015, si sono determinate nuove modalità di gestione dei contratti di solidarietà. Nello specifico, esso può avere durata sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se non viene utilizzata la cassa integrazione straordinaria o ordinaria. Nel caso di specie occorre tenere ovviamente conto del fatto che Nestlé ha goduto alla scadenza del 31 agosto 2016 di poco più di 11 mesi di contratto di solidarietà ai sensi della vigente normativa. Nel gennaio 2017, in esito al percorso di formalizzazione del piano industriale tra Nestlé e le organizzazioni sindacali, è stato sottoscritto un accordo finalizzato all'attivazione della cassa integrazione straordinaria a rotazione per tutti i dipendenti per 18 mesi fino al 30 giugno 2018 per consentire la ristrutturazione aziendale e quindi la messa in opera dei 15 milioni di investimenti previsti sull'impiantistica. È evidente infatti che dovendo procedere finito agli investimenti sugli impianti necessita attivare gli strumenti previsti dalla disciplina vigente sugli ammortizzatori sociali. L'obiettivo dell'accordo è infatti quello di poter utilizzare gli ammortizzatori in modo da consentire il pieno dispiegarsi degli effetti in termini tecnologici e commerciali del piano di ristrutturazione presentato. La Regione Umbria, ovviamente, come già accaduto in questi anni, monitorerà l'evolversi del piano e il rispetto dell'accordo sia con le organizzazioni aziendali sia quanto formalizzato nella stessa sede istituzionale. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, grazie Assessore. Ma quanto ci ha illustrato Assessore sostanzialmente non aggiunge grandi novità. Il problema di fondo è che è rimasta a San Sisto sostanzialmente una produzione che va da aprile-luglio, cioè tutta la fascia di aprile-luglio resta sguarnita, appunto come ricordava sono stati venduti i marchi relativi a Aureliete e alle caramelle. Ora ha ricordato anche il contratto di solidarietà, sostanzialmente dal punto di vista occupazionale siamo molto preoccupati perché poi in realtà il settore del cioccolato è molto meccanizzato, molto robotizzato, quindi dal punto di vista dell'impiego di personale la prospettiva non è assolutamente rosea. Allora quello che chiediamo è che la Giunta possa veramente intraprendere un dialogo con la Nestlé per garantire l'occupazione nel settore, ricordandoci che tutto il quartiere di San Sisto si è sviluppato proprio a seguito del passaggio, dello spostamento della Perugina in quell'ambito, e quindi in questo senso noi invitiamo veramente di intraprendere ogni sforzo per questo obiettivo. Grazie. Grazie. Proseguiamo adesso con un'altra interrogazione rivolta all'assessore Paparelli e presentata dal consigliere Nevi. Necessità di convocazione dei vertici della ThyssenKrupp per verificare le reali intenzioni della multinazionale tedesca nei confronti dell'Ast dopo la chiusura del sito Terni Inox di Ancona e per richiamare l'azienda al rispetto dell'accordo firmato a dicembre 2014. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma oggi parliamo dell'Ast, la nostra principale
azienda siderurgica regionale e ci sta molto a cuore, quindi noi vorremmo che la ThyssenKrupp, cioè la casa madre, rispettasse gli accordi presi all'epoca, diciamo, dell'accordo firmato al Ministero dello Sviluppo Economico nel dicembre 2014. È questo qui che io ho sotto mano, che l'assessore probabilmente conosce molto bene, in cui c'erano scritte delle cose precise, tra cui sicuramente una questione molto importante, quella del cosiddetto pareggio di bilancio o equilibrio finanziario, che sembra più o meno essere stato conseguito. Però a fianco a questi ci sono altri impegni molto importanti per lo sviluppo futuro dell'azienda e anche dell'indotto che si genera nella nostra città e nella nostra regione. E quindi ci sono impegni precisi, come appunto la Giunta regionale sa bene, soprattutto dal punto di vista del commerciale. A questo proposito veniva ribadita la centralità di Terni Inox, che da questo mese di aprile verrà definitivamente chiusa, con trasferimento tra l'altro dei pochi dipendenti che non verranno licenziati a Milano. E poi ci sono una serie di impegni sulle società partecipate per valorizzare investimenti, per valorizzare i loro brand, soprattutto del tubificio, STF e Aspasiel. Ci sono degli impegni che riguardano Titania e ci sono degli impegni per quanto riguarda il mantenimento e lo sviluppo del portafoglio clienti per rafforzare la presenza delle cosiddette business unit sul mercato. Ecco, su questo ci sembra che invece non ci sia un rispetto degli impegni presi. Noi pensiamo che, alla luce di quello che è successo recentemente ad Ancona e alla luce del fatto che si continua appunto a depotenziare le società partecipate, sia arrivato il momento, assessore, di chiedere conto non tanto ai vertici, non tanti vertici dell'AST, quanto ai vertici della multinazionale tedesca. Prego, assessore Paparelli. Sì. Dopo mesi di trattativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il 4 dicembre 2014, come è stato ricordato, si è addivenuti ad un accordo a fronte di 305 mobilità volontarie incentivate, ha mantenuto una struttura produttiva dell'azienda basata sui due forni, almeno in via sperimentale, per i primi due anni, un minimo di 1 milione di tonnellate fuso, 130 milioni di investimenti, parte dei quali destinati alla realizzazione di una nuova linea di laminati a freddo. A fronte di ciò, il Governo nazionale e le istituzioni assunsero impegni relativamente al mantenimento e potenziamento delle misure utili al contenimento dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, a sostegno di programmi proposti da imprese di efficientamento energetico e a sostegno di programmi di investimento con finalità di tutela ambientale, al rafforzamento delle condizioni insediative e logistiche dell'area, ad attivare strumenti per favorire gli investimenti e l'innovazione del sistema delle imprese dell'indotto alle produzioni asta, anche a salvaguardia dell'occupazione. Da ultimo, quell'accordo prevedeva una costante azione di monitoraggio con incontri con cadenza semestrale, come è stato ricordato. Nel quadro e nel rispetto di quanto convenuto, si sono svolti presso il Ministero numerosi incontri, nel corso dei quali sono state portate a conoscenza le fasi e l'evoluzione degli interventi previsti. In particolare, nell'ultimo incontro del 25 novembre 2016, l'azienda ha riferito di un'evoluzione in controtendenza rispetto all'andamento dei mercati mondiali, che vedono un calo delle vendite sul freddo del 20% e un calo fra il 20 e il 30% sul caldo. L'andamento della produzione. La produzione di freddo è passata dalle 411.000 tonnellate del 2014 alle 500.000 del 2015. Il piano prevedeva 540.000 al termine del quadriennio 2014-2018, quindi possiamo considerare che l'obiettivo è in corso di raggiungimento. La produzione di caldo di 364.000 tonnellate, l'obiettivo era 350, quindi anche questo è stato conseguito. La produzione di forgiati di 21.000 tonnellate, l'obiettivo del piano è 25.000, quindi tendenzialmente ci si sta avvicinando. La produzione di tubi
Per la produzione di tubi vale la stessa cosa, i volumi complessivi a valere sul 2015-2016 si attesteranno a oltre un milione di tonnellate. Sugli investimenti, nel periodo 2015-2018 sono previsti 172 milioni di investimenti, in particolare riguardano la linea 6 Torino, che entrerà in esercizio a maggio 2017, che è in grado di produrre 125.000 tonnellate, il tubificio 4,5 milioni, l'efficientamento energetico dei forni, l'intervento di riorganizzazione e razionalizzazione del parco rottami, la sostituzione delle vecchie buche che comunque saranno mantenute come scorta, l'impianto Sensimir a fine linea 6, l'intervento sul recupero delle scorie, la gara europea, i progetti presentati, la commissione di valutazione deciderà entro giugno 2017, che riguarda il trattamento di 300.000 tonnellate di scorie, di cui 120.000 bianche e 180.000 nere. L'organico, che è dal 2014 al 2691, 2015 2345, nel 2016 2375, quindi ha ricominciato una tendenza positiva. Anche per quello che riguarda la redditività, attualmente in aste non ci sono produzioni in perdita, pertanto ogni prodotto spedito produce redditività. Si è provveduto ad una nuova organizzazione commerciale come previsto nel piano. Il piano prevede una riduzione di costi di 100 milioni nel quadriennio, si è già giunti a 95 milioni di riduzione Assessore dei costi. Tempo. Ho terminato, Presidente. Tutte le consociate sono state fuse in AST, sono state aggiornate le procedure IT e l'obiettivo è portare nel breve periodo AST verso la tecnologia industria 4.0. Modificare le scelte strategiche sono pertanto modificare il focus dalla produzione per i centri di servizi alla produzione finale per gli utilizzatori finali. La filosofia della Lea Transformation ha iniziato formando le prime persone sul problema solving 8D, in ragione del quadro sopra evidenziato e dei risultati conseguiti, il Ministero ha ritenuto dover considerare chiuso il lavoro del tavolo ministeriale col conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'accordo. Quindi al momento non è prevista alcuna riconvocazione Assessore. A tale fine. La Regione Umbria ha in tutto questo periodo mantenuto e continua a mantenere con AST un rapporto e un adeguato livello di interlocuzione sia sul fronte ambientale che sul fronte della produzione, anche in relazione alle problematiche sollevate dal consigliere Nevi, che potrà trovare opportuna collocazione negli incontri previsti in riferimento all'area di crisi complessa. Dall'interlocuzione avuta con l'ingegner Burelli voglio rassicurare che non c'è al momento alcuna previsione di vendita dell'impianto, visto i livelli di redditività e di produttività a cui è risalita le acciaierie di Terni. Grazie Assessore, prego consigliere per la replica. Tempi, grazie, mi raccomando. Presidente, ma mi ritengo totalmente insoddisfatto perché l'assessore, evidentemente leggendo una nota fatta dall'azienda stessa, ha detto tutto ciò che è positivo e che per carità siamo felici che sia così. Il problema è che non ha neanche letto forse la interrogazione, che parlava di impegni precisi che non rispondono alla realtà dei fatti, in particolare per quanto riguarda Titania, Aspasiel, Società delle Fucine e per quanto riguarda l'organizzazione del settore commerciale, che come si sa è il cuore dell'azienda stessa, perché se viene meno progressivamente la forza, l'autorevolezza, la autonomia del settore commerciale, l'azienda è semplicemente un sito produttivo a tutti gli effetti, cosa che era totalmente prevista come il male assoluto nell'accordo del dicembre 2014. Allora non vorrei che nel silenzio più totale e nella così condivisione di alcune cose si andasse nella direzione che era già prevista da un famoso piano di ristrutturazione pesantemente avversato dall'allora governo anche nazionale che prevedeva appunto che Terni diventasse semplicemente un sito di produzione e non più un'azienda a tutti gli effetti. Oggetto numero 83. Si tratta di un'interrogazione rivolta all'assessore Bartolini, presentata dal consigliere Leonelli. Informazioni della Giunta regionale riguardo all'applicazione in Umbria del progetto del Ministero dell'Interno di coinvolgimento diretto dei corpi di polizia municipali nelle attività di antiterrorismo. Prego, consigliere Leonelli.
Grazie Presidente. Torniamo un po' indietro con il calendario. Nel dicembre 2016, a seguito degli attentati di Nizza e Berlino, il Ministro degli Interni Minniti lanciò una campagna, e cioè la proposta di collaborazione stretta tra le forze dell'ordine e gli enti locali, in particolar modo rispetto al presidio degli obiettivi considerati sensibili nel territorio. Lo sforzo degli enti locali si sarebbe dovuto concretizzare attraverso il coinvolgimento diretto dei comuni e delle relative polizie municipali in attività di affiancamento alle forze dell'ordine al fine di attuare una strategia di prevenzione collaborativa di lotta al terrorismo. Ora però va considerato che i comuni italiani ad oggi non sembrano avere né risorse né soprattutto organici tali da poter svolgere contemporaneamente un'attività efficace di presidio degli obiettivi considerati sensibili e ovviamente sia l'attività ordinaria di riferimento. In particolare questo vale per i comuni più piccoli. Noi in Umbria abbiamo comuni medio-piccoli che chiaramente sono però considerati potenziali luoghi di obiettivi sensibili. Allora, detto questo, i comuni italiani, stante la normativa nazionale sul turnover, non possono quindi procedere a nuove assunzioni che permettano un incremento del personale necessario allo svolgimento di queste mansioni. Chiaramente, come dicevo prima, queste criticità appaiono anche più evidenti nelle realtà più ridotte e i fatti di Londra del 22 marzo, ma purtroppo anche di Stoccolma del 7 aprile, noi non abbiamo chiaramente... non viene richiamata qui nell'interrogazione perché è successivo, riaffermano quelle modalità di attacco terroristico nelle città che nel dicembre 2016 spinsero il ministro Minniti a chiedere una collaborazione diretta tra enti locali nel presidio del territorio per appunto l'attività di prevenzione e controllo. Insomma, tutto ciò premesso, si interroga la giunta regionale al fine di conoscere se e quale applicazione è stata data in Umbria al progetto di coinvolgimento diretto di corpi di polizia municipale, di polizia municipale e attività di antiterrorismo e sia tal fine vi sia in previsione un aumento di risorse organico nei comuni coinvolti, in particolare in riferimento alla nostra regione. Grazie, prego Assessore Bartolini. Allora, la proposta del Ministro Minniti, come anche lei ha ricordato, è tesa a contrastare i fenomeni di terrorismo in base al principio della prevenzione collaborativa. Cosa vuol dire? Che si vuole fare una collaborazione attraverso il coinvolgimento anche dei sindaci che oggi hanno dei poteri significativi in materia di sicurezza e dei corpi della Polizia Municipale. In questo modo si pensa che si riesca ad avere una verifica più capillare, proprio perché queste nuove forme, diciamo, di terrorismo richiedono un controllo capillare sul territorio. Il luogo naturalmente deputato alla concretizzazione di tali interventi è il Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, in cui la Regione non è membro necessario, ma può essere convocato. Su questo tema la Regione Umbria non è stata convocata. Da notizie informali e anche da notizie di stampa risulta peraltro che dei colloqui, dei ragionamenti su questo tema siano stati avviati, ma senza che si sia concretizzato nulla. Noi naturalmente come Regione Umbria abbiamo la misura dei patti per la sicurezza e nell'ambito di questa tematica, se verremo coinvolti, valuteremo questa opportunità. Sì, ringrazio l'assessore Bartolini. Mi pare che però il tema un po' sia ancora aperto, nel senso che da quelle dichiarazioni c'è ancora, da quella diciamo iniziativa presa dal ministro Minniti c'è ancora un percorso applicativo in itinere. Rimango perplesso non tanto chiaramente per l'attività della regione che se chiamata sarà pronta a fare la sua parte. Rimango perplesso rispetto al fatto che i nostri comuni, ma tanti comuni italiani, in particolare però penso a quelli della nostra regione più piccoli,
allo stato attuale non so come possano soddisfare da un lato l'attività di presidio antiterroristico, dall'altro chiaramente quello dello svolgimento ordinario delle proprie mansioni, in particolare rispetto agli organici di polizia municipale. Penso che questo però sia un problema chiaramente non solo legato all'Umbria. Forse sarebbe opportuno sollecitare magari una riflessione rispetto appunto al tema degli organici anche in conferenza Stato-Regioni, per capire chiaramente quello che può essere l'indirizzo del governo in un'attività che chiaramente è importante per il territorio. Grazie, passiamo adesso all'oggetto numero 88, sempre per l'assessore Chianella, questa volta a interrogarlo sarà il presidente Smacchi. Incentivi all'acquisto della prima casa, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego, presidente Smacchi. Grazie presidente, buongiorno a tutti. Assessore Chianella, siamo alla quarta interrogazione su questo tema, spero veramente che sia l'ultima, soprattutto in considerazione delle attese e delle aspettative da parte della comunità regionale rispetto ai contributi per l'acquisto della prima casa. Lo dico perché dopo aver dato contributi per oltre 13 milioni di euro negli ultimi 4 anni, dopo aver dato la possibilità a oltre 500 famiglie o single di poter acquistare l'abitazione, ormai dal 2015, a causa del taglio dei trasferimenti statali da parte del governo, non riusciamo più a presentare dei bandi e quindi dare la possibilità ai nostri giovani di poter acquistare la loro prima casa. Allora, nel 2016 la Regione ha fatto uno sforzo importante, ha messo a bilancio circa 1 milione di euro, a luglio del 2016 la Giunta ha approvato i criteri per concorrere all'attribuzione dei contributi per l'acquisto della prima casa. Da luglio, purtroppo, credo anche per problematiche burocratiche, non riusciamo a dare le risposte e a tener fede rispetto agli impegni che ci siamo presi, impegni che lei stesso in questa aula aveva a febbraio detto che avremmo mantenuto entro il mese di marzo. Vorrei capire che cosa è successo e quale prospettive diamo ai nostri giovani rispetto alle attese di cui le ho parlato in precedenza. Grazie. Prego, assessore Chianella. Vicepresidente, grazie. Consigliere Smacchi. Si evidenzia che con il bilancio di previsione 2016 è stato attribuito uno stanziamento di 1 milione di euro finalizzato all'assegnazione di contributi per l'acquisto della prima casa. Lo stanziamento di risorse per l'anno 2016 è intervenuto mentre erano ancora in corso le procedure di erogazione dei contributi riferiti ai bandi 2015 per famiglie costituite da una sola persona e famiglie monoparentali, le cui risorse presenti nel bilancio 2015 non sono state impegnate entro la fine dello stesso anno su indicazione dei servizi competenti, per consentire alla Regione di rispettare il patto di stabilità. Tutto ciò ha comportato che tali risorse non impegnate confluissero nell'avanzo vincolato e di conseguenza non sono state reiscritte in termini di competenza per l'anno 2016. Nel corso dell'anno 2016 si è proceduto da un lato con le liquidazioni degli aventi diritto utilizzando economie derivanti da impegni precedentemente assunti per le stesse finalità e dall'altro con la verifica, peraltro infruttuosa, di tutte le possibili azioni per rendere disponibili le risorse confluite nell'avanzo vincolato. Nonostante ciò, a seguito di informazioni assunte sempre presso la direzione competente, che si riferivano a trattative in corso con il Governo per alleggerire i vincoli riguardanti il pareggio di bilancio, con deliberazione 822 dell'11 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'emanazione dei successivi bandi. Dopo aver verificato l'impossibilità di rendere disponibili le risorse confluite nell'avanzo vincolato necessario a liquidare i contributi spettanti a seguito dei bandi 2015 per evitare azioni legali da parte degli aventi diritto, è stata assunta la decisione di impegnare appunto lo stanziamento 2016, pari a 1 milione di euro, a favore dei beneficiari presenti nelle graduatorie definitive dei bandi 2015. Infine, con deliberazione del 19 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione delle risorse impegnate per le finalità di cui è l'interrogazione, che ammontano complessivamente a 806.000 euro e spicci, e di destinare dalle risorse già impegnate per l'emanazione dei bandi nel corso del 2017. Da ulteriori però informazioni successive, sempre presso i servizi competenti, sembra che le disponibilità residue già impegnate non possano essere utilizzate per l'emanazione dei bandi
2017. Quindi, in conclusione, stante questa situazione delle risorse, sebbene predisposti, non sono stati ancora approvati i bandi 2017 per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di prima casa, nel corso del 2017 i bandi per l'acquisto potranno essere emanati soltanto nell'eventualità che in sede di assestamento di bilancio, quindi giugno, prossimo giugno-luglio, di previsione, vengano stanziate nuove risorse o vengano rese disponibili quelle presenti nell'avanzo vincolato. Ovviamente per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, noi terremo sotto controllo questa situazione e confidiamo ovviamente nel Consiglio regionale che possa diciamo così, attribuire queste risorse per emanare quindi il bando 2017. Grazie Assessore, prego Presidente Smacchi per la replica. Assessore, io rimango interdetto rispetto a quello che lei ci ha letto oggi in aula. Allora, io credo che questo sia l'esempio della vergogna della pubblica amministrazione. Ah, se noi riteniamo di poter governare una regione così, io credo che siamo inadeguati, perché non è pensabile che mettiamo a bilancio 1 milione di euro e dopo un anno ancora diciamo vediamo se si potrà fare. Ma la volontà del Consiglio regionale nel 2016 si è espressa in maniera chiara. Allora, se gli uffici non sono competenti, qualcuno ha la responsabilità. Se l'indirizzo del Consiglio non è stato recepito in maniera chiara dalla Giunta, la Giunta ha la responsabilità. Questo scarica barile sulle teste dei umbri non è più ammissibile. Allora, io mi riservo a questo punto di fare anche un esposto, vediamo se farlo alla magistratura o a chi, perché ritengo veramente che sia una pagina vergognosa. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 90. A presentare l'interrogazione all'assessore Chianella è il vicepresidente Mancini. Chiusura della tratta ferroviaria dell'ex Ferrovia Centrale Umbra, compresa tra Ponte San Giovanni e Ponte Felcino. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie Presidente. Beh, dopo la pausa del 25 aprile o noi, cari consiglieri di minoranza, abbiamo sbagliato lato o lo ha sbagliato il consigliere di maggioranza Andrea Smacchi, perché ha fatto un intervento davvero oppositore. Complimenti consigliere, lei sappi che da questa parte c'è sempre... Se so la chiacchiera va bene, no? Quindi apprezziamo la sua bacchettata che rivendica ancora una volta l'autorevolezza del Consiglio regionale, dell'Assemblea legislativa, e il tema che andiamo adesso a trattare è più o meno nella stessa metodologia, cioè dove la Giunta non dà seguito, e faccio un appello anche al capogruppo Chiacchieroni, ai intendimenti che aveva espresso questa Assemblea in merito al salvataggio e alla non chiusura della Ferrovia Centrale Umbra. Tutti sapranno che nei mesi scorsi tante forze politiche, ma in primis la Lega Nord, ha fatto questo viaggio della speranza, così denominato, tra Comune di San Giustino, Stazione di San Giustino e Stazione di Sant'Anna, dove è emerso che i tempi di percorrenza sono aumentati di 23 minuti rispetto a quelli del 1923. Quindi a distanza di un secolo i tempi sono aumentati di percorrenza, e tutto questo perché abbiamo i disservizi. Come voglio ricordare, per ovviamente chi ci guarda per la prima volta, che il tratto tra Città di Castello e Umbertide ormai è chiusa, si è poi provveduto purtroppo alla chiusura della stazione di Ponte San Giovanni nel tratto Ponte San Giovanni e Sant'Anna, è stato comunque chiuso anche il tratto ferroviario, però ancora i lavori non sono iniziati da nessuna parte. Già a febbraio avevamo lamentato questa grave inefficienza. Naturalmente, da notizie informali, come recita questo atto, noi abbiamo notizie, ripeto, informali, della possibile imminente chiusura del tratto tra Ponte Felcino e Ponte San Giovanni. Questo sarebbe il colpo di grazia, perché a questo punto non avrebbe in alcun modo, per un passeggero dall'Alta Valle del Tevere, in particolar modo comunque dalla media Alta Valle del Tevere, arrivare a Perugia usando il nostro treno. Quindi chiedo a lei, Assessore, se questa notizia, ripeto, informale,
è quantomeno veritiera o corrisponde puramente a illazioni o preoccupazioni. Grazie. Grazie, prego Assessore Chianella. Allora, relativamente a un passaggio della sua esposizione, devo dire che i rallentamenti, ma io credo che questo era stato capito, insomma, sono stati determinati da questo passaggio sotto legge dell'ASF, cioè di questa azienda nazionale che oggi ha la supervisione rispetto all'Ustif e che ha ridotto non solo in Umbria le velocità, ma in tutte le regioni d'Italia. Quindi questa, diciamo così, parentesi che lei ha fatto su questa questione, io credo che era chiara sin da prima, quindi il rallentamento è dovuto a questo. Chiusa la parentesi, in relazione a quanto chiesto dagli interpellanti, devo dire che è cosa nota che l'infrastruttura ex FCU ha un deficit, tra virgolette, manutentivo che viene avanti da molti anni e l'azienda, anche con contributi della Regione dell'Umbria, sta cercando di far fronte a questa situazione. Devo dire, come è noto e credo scontato, che tutte le infrastrutture, siano esse ferroviarie, siano esse stradali, in tutte le infrastrutture è necessaria la manutenzione, una manutenzione chiaramente costante. È altresì noto anche il percorso che la Regione sta definendo con RFI, ma non è, diciamo, argomento di questa interpellanza. Recentemente sono state trasferite risorse dalla Regione dell'Umbria all'azienda Umbria Mobilità, una sorta di restituzione di fondi accertati da parte della Regione, di oltre 1 milione di euro che l'azienda ha destinato alle manutenzioni straordinarie. Per quanto riguarda l'intratratta ex FCU, i tecnici dell'azienda monitorano ordinariamente, giorno, devo dire anche notte, l'infrastruttura, e per quanto riguarda Ponte San Giovanni e Ponte Fercino confermo che tale tratta sarà oggetto di lavori di manutenzione e ammodernamento, con conseguente ovviamente interruzione del servizio per il tempo strettamente necessario a realizzare i lavori, tempo che i tecnici stimano in circa 30 giorni e con un costo complessivo che viene stimato in circa 700.000 euro. Tali lavori verranno calendarizzati presumibilmente subito dopo la chiusura delle scuole, questo per limitare ovviamente l'impatto sull'utenza, sapendo che l'utenza maggiore ovviamente sono gli studenti, e attivando quindi servizi sostitutivi presumibilmente dalla stazione di Ponte Fercino. Tutto ciò ovviamente verrà deciso dopo un confronto con i rappresentanti dei pendolari, con i quali abbiamo già concordato una nuova riunione tra la metà e la fine di maggio prossimo. Grazie. Replica, prego. Grazie Presidente, grazie Assessore. Bene, allora intanto le notizie infondate erano fondate, cioè non infondate, pardon, correggo, le notizie informali erano fondate. La domanda che ci poniamo ancora, ma è occasione di, come ha detto lei, di rinnovare le preoccupazioni, è che si stia lavorando male, e questa è la mia preoccupazione, perché a oggi, al di là delle risorse che lei in più di, di un luogo istituzionale ha messo sul tavolo, i famosi 52 milioni di euro, così com'è, non produrranno nessun risultato se non c'è un progetto serio che preveda di rendere questa colonna vertebrale che è la ferrovia centrale Umbria, che ripeto parte da San Giustino e arriva a Terni, che sarebbe un elemento importante per la nostra economia, mettendo al centro turismo, ambiente e lavoro, e naturalmente anche cultura, ma che a oggi parla di cifre ma non si parla di progetto. Lei fa bene a ricordare che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria ha messo i tempi, perché è evidente che dopo l'incidente che era successo in Puglia è successo quest'obbligo. Però il tratto non è stato rallentato, quello da Città di Castellumberto, è stato chiuso. Questo è un fatto gravissimo, anche perché voglio ricordare che si paga una macchina per la manutenzione e l'incalzamento dei binari. Quindi è un modus operandi che ha portato al deterioramento di una struttura che, secondo la mia opinione politica, vede un progetto definitivo di chiusura. E sta ai fatti smentirlo, perché fino adesso vedo solo chiacchiere. Grazie Presidente. Bene,
passiamo adesso all'oggetto 93, un'interrogazione presentata dalla consigliera Carbonari e rivolta all'assessore Barberini. Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ex deliberazione della Giunta regionale numero 705 del 2016, ragioni del progressivo abbandono del sistema di distribuzione diretta in controtendenza con il resto d'Italia, nonostante forti risparmi ottenibili, minore rischio di frodi e maggiore comodità per i pazienti. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Faccio riferimento appunto a questo metodo di distribuzione che secondo il decreto legge del 2001 le regioni dovrebbero adottare per determinate categorie di malati e quindi di medicinali che richiedono appunto un controllo ricorrente da parte del paziente e devono essere erogate appunto dal Servizio Sanitario Nazionale. Ora, questa erogazione può avvenire in due modi: distribuzione diretta o distribuzione per conto. Nel 2016 la nostra regione ha aggiornato un accordo già esistente appunto negli anni precedenti, ha aggiornato questo accordo con le farmacie pubbliche e private chiaramente. In questo accordo sono stati notevolmente ampliati i farmaci distribuiti tramite le farmacie, perché sono 167 principi attivi contro in distribuzione, quindi per conto contro 25 in distribuzione diretta. Peraltro in controtendenza con un'altra serie di regioni, diciamo quelle più virtuose. La Federpharma chiaramente è tutta contenta, chiaramente ha detto, visto che c'è stato anche l'ampliamento, rimangono invariati i compensi, ma si arriva da 600.000 pezzi a 900.000 pezzi annui grazie a questo accordo. Allora, considerando che il meccanismo della distribuzione per conto è più complicato perché prevede determinati passaggi per il paziente, che implica quindi anche una procedura più scomoda per persone che hanno delle difficoltà, peraltro per quelli più gravi il farmacista sarebbe stato consegnato dalle ASL direttamente a domicilio, che è più costoso. Allora, noi volevamo conoscere i motivi che hanno indotto la Regione Umbria a rivedere l'accordo, aumentare il numero dei pezzi, aumentare il compenso a favore delle farmacie e se si intende rivedere questo accordo in futuro. Grazie. Grazie, prego, Assessore. Sì, la questione attiene alla delibera 700 della Giunta regionale, la numero 705 del 2016, dove è stato ampliato il numero dei farmaci distribuiti attraverso il meccanismo della cosiddetta distribuzione per conto. AIFA, l'Agenzia Nazionale per il Farmaco, proprio per rendere più capillari e più vicini ai bisogni dei cittadini, aveva da tempo riclassificato alcuni farmaci dalla classe H ospedaliera alla classe A PHT, che sarebbero i farmaci della continuità assistenziale ospedale territorio. Questo provvedimento di semplificazione è venuto incontro ad una esigenza dei cittadini che, proprio venendo contro alle determinate richieste dei cittadini, questo meccanismo rende più fruibile sia in termini di maggiore flessibilità agli orari sia in termini di facilità di accesso anziché andare nei punti ASL. È sicuramente in alcune zone della regione molto più facile raggiungere farmacie per acquisire questi farmaci. I farmaci erogati in distribuzione per conto, al pari di quelli distribuiti direttamente dalle ASL, vanno considerati uno come una distribuzione di fatto diretta. Sono esclusi da qualsiasi meccanismo di compartecipazione di spesa da parte dei cittadini. La distribuzione per conto di questi farmaci rientra da ultimo nel decreto legislativo 153/2009, laddove viene istituita la farmacia dei servizi, che tra l'altro è stata oggetto di puntuale definizione anche nel DPCM che ha applicato i nuovi LEA. Di fatto questa distribuzione questa variazione della distribuzione comporta un costo tra i più bassi in Italia, perché il costo è di 4,9 euro
per prodotto e importo che si riduce a 3,9 euro nel caso vengano erogati più di 560 mila pezzi all'anno. Quindi di fatto è una forma di aiuto che non ha costi particolarmente significativi, non ha costi aggiuntivi per i cittadini, ma viene incontro ad una esigenza di cittadini di trovare questo farmaco in orari più flessibili, in un'apertura di orario ancora più ampia e in luoghi più vicini ai luoghi di residenza. Quindi mi sembra un meccanismo sostanzialmente di profonda innovazione che mette al centro delle nostre attenzioni e delle nostre risposte i bisogni dei cittadini. Grazie. Grazie, prego consigliera per la replica. Grazie Presidente. Allora, che questa sia nell'ottica di mettere al centro il bisogno del cittadino, io personalmente non sono assolutamente soddisfatta, personalmente non ci credo. Penso che veramente al centro di questo provvedimento siano gli interessi delle farmacie, punto. Questa giunta in altre occasioni ha dato modo e ha dimostrato che questa lobby dei farmacisti è una lobby forte, è una lobby che ha la potenzialità di modificare le vostre scelte. Io farò di tutto affinché gli interessi che fa la giunta non siano quelle delle lobby, nello specifico quelle delle farmacie, ma quelle veramente dei cittadini. Mi dispiace assessore, credo veramente che la sua risposta non sia assolutamente quella reale. Grazie. Andiamo avanti adesso con l'oggetto 94, qui a presentare l'interrogazione all'assessore Chianella sono i consiglieri Leonelli e Smacchi. Stato di attuazione del piano regionale dei trasporti rispetto alla realizzazione della fermata dell'alta velocità ferroviaria Media Etruria e in particolare riguardo ai rapporti con la Regione Toscana, la rete ferroviaria italiana e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego Vicepresidente Smacchi. Parliamo della possibilità per anche questa assemblea di dare attuazione, assessore, al piano dei trasporti, chiarendo se c'è un futuro per la stazione Medio Etruria. Ora, ho visto che nei giorni scorsi c'è stato un ampio parlare e scrivere su questo tema sui giornali, nei social e così via. Ecco, intanto vorrei invitare la giunta e l'assessore in questo momento Chianella, non ce l'ho con lei assessore, però è chiaro che se consigliere o più consiglieri presentano un'interrogazione su un tema e l'assessore tre giorni prima risponde sulla stampa di quel tema, è chiaro che viene anche delegittimato il ruolo del consigliere della stessa assemblea. Glielo dico perché la sua intervista, che ho apprezzato anche dal punto di vista della pacatezza e che secondo me è anche interessante per l'eventuale proposta ponte, come lei l'ha chiamata, da qui all'eventuale stazione della Media Etruria, ci dà già una risposta all'interrogazione. Allora, o eventualmente non facciamo più le interrogazioni e facciamo i comunicati stampa, e quello è un metodo, oppure se c'è un question time sul tema sarebbe opportuno, almeno fino a quel tema, non rilasciare interviste. Detto questo, assessore, la nostra intenzione, la mia e quella del collega Leonelli, che poi farà la replica, è proprio quella di capire, da un lato, se il piano regionale dei trasporti su questo punto approvato 16 mesi fa è ancora un piano rispetto al quale crediamo, allo stesso tempo capire se possiamo trovare delle soluzioni nel breve periodo che possono cominciare a dare delle risposte, e credo che questa possibilità di far sì che i treni di alta velocità possono, fra virgolette, dormire, come lei ha detto, presso Perugia, può essere una prima risposta interessante se tecnicamente sostenibile. Allo stesso tempo credo anche che l'investimento fatto dalla Regione Basilicata, che ha messo più di 3 milioni di euro, circa 1 milione per fermata, può essere un investimento interessante se da questo punto di vista ci puntiamo. Lo dico perché da tempo stiamo cercando di capire se poter fermare il Frecciabianca a Spoleto, e anche lì ci chiedono 1 milione di euro di fatto per quella fermata. Ecco, capire da lei qual è lo stato della situazione, al fine poi di fare un approfondimento nel breve periodo, magari in seconda commissione,
affinché possiamo tracciare anche un cronoprogramma e un iter rispetto a questo tema. Grazie. Grazie, prego Assessore Chianella. Ma è doveroso da parte mia fare un, al di là di quello che mi ero preparato, fare una precisazione, nel senso che per quanto mi riguarda il rispetto per la politica e per i consiglieri, per il Consiglio regionale e per tutti gli organismi che sovrintendono insomma alle istituzioni della nostra regione è massima, quindi la mia storia politica tra l'altro lo sta a testimoniare. È chiaro che se io vengo interpellato rispetto a un dibattito che c'è sulla stampa da parte di ogni dove, io devo rispondere, insomma. Io tra l'altro sono stato raggiunto all'estero, ero in Spagna quando questo giornalista mi ha telefonato e seguivo da lì il dibattito che c'era in Umbria, diciamo così, da alcuni giorni, perché purtroppo siamo abituati che ogni tanto si accende qualcosa, e per cui massima disponibilità, massima diciamo rispetto da parte dei per i consiglieri e per le istituzioni, ci mancherebbe altro. E adesso rispondo. È doveroso, direi, premettere che la difficoltà ad individuare soluzioni di collegamenti ferroviari veloci verso il sud e verso il nord Italia soprattutto è principalmente dovuta alla particolare situazione infrastrutturale della nostra regione. Noi abbiamo una rete complementare a binario semplice che risulta essere inadeguata per la circolazione di treni ad alta velocità. Le linee elettrificate a semplice binario, tra l'altro, necessitano di interventi di potenziamento e adeguamento in relazione alla loro doppia funzione che dovrebbero, tra virgolette, svolgere, cioè quella di adduzione alla rete dell'alta velocità verso sud e verso nord e come elemento strategico del trasporto regionale. Sembra quindi chiaro che, rispetto anche al dibattito sviluppatosi in questi giorni, che far circolare un Frecciarossa sulle nostre linee, le velocità che questo potrà esprimere sarebbero quelle dei treni regionali, quindi questo è il dato. È altresì doveroso ricordare, questo per contestualizzare il dibattito, che ampie fasce del territorio nazionale non sono interessate dall'alta velocità e che in Italia l'alta velocità è una realtà determinante soprattutto e solo, direi, per le grandi aree urbane come Roma, Firenze, Bologna, Milano, Napoli, Torino. Per questo motivo è importante per l'Umbria intercettare l'alta velocità nel punto a noi più vicino e attorno a questo coordinare adduzioni che rendano fruibili questo servizio nei tempi più brevi possibili dalle diverse zone della nostra regione. Così come ragionare per altre aree, per esempio Terni, su collegamenti più veloci su Roma. Per questo motivo il piano regionale dei trasporti, che è stato approvato, emendato in alcuni aspetti, ma non su questa questione specifica, da quest'Aula, approvato a grande maggioranza, perché ricordo che è stato votato a maggioranza, ma la maggior parte, una grossa parte dell'opposizione si è astenuta, piano regionale che è stato partecipato dalla precedente amministrazione in ogni realtà territoriale, approvato poco più di un anno fa, che prevede appunto la cosiddetta stazione Media Etruria. La proposta di realizzazione della stessa stazione dovrebbe comportare importanti vantaggi dal punto di vista sociale ed economico, e tale realizzazione tra l'altro è caldeggiata anche da molte categorie economiche che per motivi di lavoro debbono spostarsi Assessore ovviamente tempo. A nord e sud. Categorie economiche in Umbria e in Toscana, ad esempio le Confindustria, che insieme a noi, è cosa di alcuni giorni fa, c'è stato un incontro tra i rappresentanti di Confindustria Umbria e Toscana proprio su questa questione, che insieme a noi premono presso il Ministero perché tale infrastruttura si faccia ed al più presto. Le ipotesi poi circolate nel dibattito politico hanno necessità di essere suffragate dal punto di vista tecnico, è quello che stiamo facendo, è quello che stavamo già facendo prima ancora del dibattito, perché nel frattempo possa esserci, diciamo così, una prima risposta in attesa di questa infrastruttura, appunto di questa stazione. Quindi l'ipotesi di prolungare in Umbria questo treno Frecciarossa da Arezzo è in corso di valutazione. In queste settimane, tra l'altro, sono stati programmati incontri specifici. Il 4 maggio, se non verrà spostata questa data, ci incontreremo al Ministero con la Regione Toscana e con il Vice Ministro proprio per fare il punto della situazione sulla stazione Media Etruria, e il modello della Media Etruria preso a riferimento è la Medio Padana, che dopo una fase di, diciamo, iniziale di incertezza è praticamente decollata
facendo segnare nel 2016 una presenza di 1 milione di passeggeri. Questi sono dati Numisma, quindi sono dati certificati, tra virgolette. Quindi la nuova stazione offrirà una modalità di accesso efficiente alla rete AV sia con il mezzo pubblico che con il mezzo privato per un ambito, diciamo, sovraregionale. Pertanto il lavoro che noi stiamo facendo è un lavoro determinato da un indirizzo politico importante, che è l'approvazione del piano regionale dei trasporti, come dicevo prima, licenziato da questa aula poco più di un anno fa. Tutte le altre ipotesi che circolano e che io leggo, in alcuni casi devo dire fantasiose, io ho un cittadino che sostanzialmente mi manda continuamente sms chilometrici che sostiene che ci vorrebbero 8 Freccia Bianca in Umbria, cioè sono ipotesi non suffragate ovviamente dal punto di vista tecnico né dal punto di vista economico, che lasciano il tempo che trovano. Quindi io credo che noi dobbiamo concentrarci su queste questioni, lavorare ovviamente giunta e consiglio insieme, perché questa diciamo così, realizzazione di questa infrastruttura e anche l'adeguamento di tutto il sistema infrastrutturale e la gestione appunto dei servizi possa essere migliorata, adeguata, e quindi si possa arrivare a questa realizzazione. Grazie. Bene, pregherei una breve replica perché con i tempi, con questa interrogazione, siamo andati veramente fuori. Prego, Leonelli. Innanzitutto mi pare che dalla risposta dell'assessore Chianella c'è questa novità del 4 maggio, sul quale tornerò poi in fondo. Prima cosa, a noi non interessano guerre di religione, cioè questo tema per cui qualcuno vuole la mediatruria, qualcuno vuole il tacito che fa tutte le stazioni dell'Umbria, qualcuno invece vuole l'alta velocità da Perugia alle 5 di mattina, per noi va bene tutto. Dopodiché è chiaro che ogni cosa c'ha una risponde a un'esigenza diversa, perché l'idea che ho letto dell'alta velocità, del treno che dorme a Perugia e parte alle 5 di mattina per arrivare a Milano alle 8 e mezzo soddisfa una clientela business su Milano, sicuramente, magari dà meno risposte su altre città, perché è chiaro, se devo andare a Firenze non è che mi presento alle 6 e un quarto di mattina a Firenze magari per un appuntamento alle 9. Quindi voglio dire, tutto si può fare, noi siamo disponibili a tutto, però mi pare che dalla risposta all'assessore Chianella, innanzitutto, venendo anche un po' quello che è successo in questi anni, sgombriamo il campo dal teorema della media Etruria, che sarebbe, come dice qualcuno, una, aperte virgolette, marchetta alla Toscana, perché se c'è qualcuno che ha dormito fino adesso sul tema della media Etruria è più la Toscana dell'Umbria, quindi la preoccupazione che noi abbiamo sinceramente è che la Toscana non la voglia. Allora però non è che noi possiamo pensare che in attesa di questo chiaramente sfogliamo la margherita per capire che fine fa il tema dell'alta velocità in Umbria. Perché io lo dico con molta chiarezza, l'obiettivo della legislatura deve essere portare l'alta velocità in Umbria. Ove non ci riuscissimo, da parte mia sarebbe considerato un fallimento. Se il tema della soluzione ponte, non ponte o sperimentazione è quello dell'alta velocità che parte da Perugia alle 5 di mattina e rientra in serata, benissimo, a noi sta bene tutto. Quello che non è pensabile è che per l'ennesima volta in Umbria ci si divida tra campanili, ognuno dica la sua e poi chiaramente non si risolve mai nulla e non si prende mai una decisione sul tema delle infrastrutture. Concludo, da parte nostra chiederemo già in questa seduta e protocolleremo la richiesta di audizione in commissione dell'assessore, della presidente, perché pensiamo che questo debba essere un problema che investa direttamente anche la presidenza della giunta, all'indomani del 4 maggio sul tema dell'alta velocità in Umbria. Andiamo con l'ultima question time di stamattina, si tratta di una question time presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari a cui risponde l'assessore Bartolini. Mancate risposte post sisma, situazione relativa alla liquidazione del contributo di autonoma sistemazione, durata del riconoscimento del danno indiretto, previsioni circa la riapertura della galleria stradale di Forca Canapine e della strada provinciale 477 da e verso Castelluccio di Norcia. Informazioni della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Ecco, direi che, grazie Presidente, se vogliamo parlare di priorità, dare un tetto ai nostri sfollati è sicuramente la massima priorità, darglielo velocemente, darglielo con una qualità della vita soddisfacente. Oggi parliamo di una vicenda che è strettamente connessa,
e che riguarda il fatto che sembrerebbe che il danno indiretto, quello che riguarda ad esempio le nostre strutture ricettive, che sono state toccate ovviamente da una grande caduta delle presenze, ecco, il danno indiretto verrebbe erogato soltanto per 6 mesi, danno indiretto che ancora ovviamente non è stato finanziato adeguatamente a livello nazionale, ma per motivi legati agli aiuti di Stato europei sarebbe assimilabile ad aiuti di Stato appunto nel momento in cui superasse i 6 mesi, e questa è una cosa oggettivamente indegna, su cui spero che la Regione e altri facciano quello che devono fare, perché le parate non ci interessano. Abbiamo visto diversi soggetti, personalità dell'Unione Europea da queste parti qualche settimana fa, ma non ci avevano detto che hanno classificato in questa Europa a trazione tedesca, in cui fanno soltanto gli interessi loro, non ci hanno detto che per aiutare i nostri danneggiati dobbiamo farlo al massimo per 6 mesi, ammesso, ripeto, che poi il governo ci metta le risorse. Quindi questo è un aspetto fondamentale su cui vorrei capire la Regione cosa stia facendo. Poi l'altro aspetto ovviamente è il contributo di autonoma sistemazione, è stato pagato soltanto per i primi 2 mesi e per quanto riguarda 800, poco più di 800 famiglie su oltre quasi 1700, quindi capire anche qui se la Regione abbia devoluto le risorse al Comune di Norcia e agli altri fino a marzo almeno. E per concludere, lo stato delle strade, sappiamo che la situazione è difficile, molto difficile, ma si può sicuramente lavorare se lo si fa con cura, con zelo, con rapidità, specie sui collegamenti Umbria-Marche e su quello interno, la strada provinciale 477 verso e da Forche Canapine, scusate, Castelluccio di Norcia. Grazie. Grazie, prego Assessore Bartolini. Questa è una... In realtà sono 3 le questioni poste, anche se collegate da un nesso comune. Allora, seguo l'ordine di esposizione del Consigliere Liberati. Purtroppo è vero che questo problema di ordine europeo, del de minimis, attualmente alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato non possono essere riconosciuti più di 6 mesi. Chiaramente prendo anche la sua sollecitazione, la Regione Umbria si sta muovendo in ogni sede assieme alle altre regioni per trovare un rimedio a questo problema che non dipende né dalla Regione, come lei ha ricordato, né dal legislatore italiano. Quindi con massima attenzione, perché il problema effettivamente è significativo. Per quanto riguarda la questione del CAS, allora io qui ho un lunghissimo elenco, poi se vuole glielo do brevi mano, in cui risulta che la Regione ha erogato attualmente rispetto ad una rendicontazione di 1.320.000 euro, ha attribuito ai comuni, trasferito nelle casse, quasi 4 milioni di euro, 3 milioni e 600 mila euro. Il tema è noto, avrà visto anche che sui giornali c'è stato lo stesso sindaco Alemanno che di fronte a questa problematica ha un po' fatto un piano di lavoro, un impegno che si è preso con la Regione e con tutti i comuni. Con questo è anche legato l'altro tema a cui stamattina riferivo alla consigliera Carbonari, che le strutture comunali si stanno, diciamo, implementando nel personale, perché ovviamente sono piccoli comuni, eccetera eccetera. Noi confidiamo che comunque le persone da gestire, i numeri sono evidenti, sono 6.217 persone e ancora non abbiamo una stima definitiva di quanti saranno titolari, perché nel frattempo comunque anche su questo profilo stiamo, diciamo, quindi le attribuzioni sono maggiori rispetto a quello rendicontato, quindi in casa ci sono, però ci sono obiettivamente dei problemi che speriamo e contiamo con le provviste di personale che stanno arrivando di risolvere. Per quanto riguarda l'ultima questione, che è la questione di Galleria Forca Canapina, eccetera, eccetera,
la Regione Umbria insieme alla Regione Marche, perché il tratto naturalmente riguarda anche la Regione Marche, hanno sollecitato l'ANAS quale soggetto attuatore a portare avanti. Dal programma del primo stralcio approvato dal Dipartimento Protezione Civile c'è, è la priorità. Però l'ANAS ha manifestato che la riapertura richiede la risoluzione dell'intero blocco, quindi anche dei viadotti insistenti sulle Marche. Quindi, come anche sotto questo profilo, anche se è data la massima procedura di accelerazione, i tempi, vista l'entità del danneggiamento, non saranno insomma di quelli che consentiranno per l'infiorata la riapertura del tratto stradale, a quanto riteniamo. Grazie, prego consigliere per la replica. Allora, grazie, vedo che sul tema delle strade c'è quindi una smentita purtroppo per quanto riguarda Castelluccio di Norcia, che quindi non sarebbe raggiunta per la Fiorita. Allora, avevamo letto invece che per luglio sarebbe stata pronta. Io credo che l'ANAS dovrebbe venire qua un attimo a fare il punto, perché non è possibile che da un anno abbiamo richiesto la presenza del capo compartimento ANAS e non si presenta nessuno. A me sembra allucinante. Abbiamo scoperto come Movimento 5 Stelle una vicenda grave, che è quella degli aiuti di Stato, massimo 6 mesi, spero che alle parole seguano i fatti, voglio confidare che seguano i fatti, anche perché intanto la montagna di tasse, di tributi, eccetera, su tante attività prosegue senza sosta, mangiando le speranze di tanti imprenditori e tante maestranze. Per quanto riguarda il CAS, non c'è stata la puntualizzazione se i soldi sono stati dati fino a marzo, ma capisco anche il problema dei comuni, che però doveva essere affrontato, credo, per tempo e comunque con un'adeguata nutrita presenza di personale. Grazie. Grazie, abbiamo concluso la seduta del Question Time. Grazie.